Il Paris Saint-Germain batte il Basaksehir e il Chelsea passa in Russia. Due vittorie importanti su due campi difficili, due trasferte comunque complicate. Il Chelsea ha avuto vita facile, 4-0. Il Paris è passato in Turchia 2-0, ma diciamo che comunque il Basaksehir meritava molto molto di più. Ha fatto una buona partita, ha messo in serie difficoltà per buoni e per buone parti comunque della partita i parigini, e secondo me meritava, se non il Paris, il pareggio un po' troppo, però meritava quantomeno un gol. Comunque meritava di perdere, ma di misura. 2-0 è un risultato molto molto severo, molto cattivo nei confronti del Basaksehir, che secondo me, nonostante tutto, aveva fatto una buona gara. Comunque in un momento di tensioni anche diplomatiche tra Turchia e Francia, vince la Francia in campo nel rettangolo verde, vince la Francia, vince con la doppietta di Ken, ex Juventus, arrivato in estate dall'Everton, che l'ha decisa con due gol. Il secondo, ragazzi, è da attaccante vero. Il secondo è stupendo. Stop di destro, si gira subito al volo, la colpisce di sinistra, la mette alle spalle del portiere. Gol bellissimo, veramente fantastico. Di Ken, doppietta importantissima, doppietta qualche giorno fa in Ligue 1, doppietta pure in Champions League. Quindi si sta affermando come una possibile alternativa, ma un'alternativa di lusso comunque nell'attacco di Tuchel. Tuchel che comunque riesce a allontanare un po' gli spettri di Allegri dalla sua panchina, perché dopo il KO contro il Manchester si pensava molto ad un cambio in panchina. Alla fine Tuchel oggi vince, quindi questi spettri sono un po' allontanati. Poi ragazzi, lo vedremo, però sicuramente oggi la vittoria è stata molto molto importante, per niente scontata. Non era facile, perché comunque il Basaksehir è una squadra agguerrita, veramente tosta da battere. È un po' la discarica, se mi permetto di dire, dei club europei. Comunque, se uno non sa dove andare, va al Basaksehir, va in Turchia in generale. Ma se dice una squadra, secondo me il Basaksehir è proprio quella che prende gli scarti del calcio europeo, Dembaba, Arda Turan e tutti questi qui. Però, nonostante questo, sono comunque giocatori che ti possono mettere in difficoltà. Quindi è un gruppo formato da scarti, sì, del calcio comunque che conta, ma questi scarti ti possono mettere in difficoltà. Quindi attenzione al Basaksehir, l'ho sempre temuti, lo sapete, anche quando la Roma si è trovata di fronte. E oggi, secondo me, meritavano anche di più. Il Chelsea invece ha vinto 4-0, ha vinto veramente in scioltezza. Jorginho, la partita si è aperta con un rigore sbagliato da parte di Jorginho, palo, rigore abbastanza assurdo. Poi Hudson-Odoi ha segnato il gol dell'1-0, fine primo tempo 1-0, partita che comunque potrebbe un po' regalarci emozioni, potrebbe regalare emozioni anche ai tifosi del Krasnodar nel secondo tempo, tifosi che, a differenza di quanto successo in Turchia e di quanto succede quotidianamente in Europa, oggi in Russia c'erano allo stadio. Quindi tifosi che potevano esultare ad un eventuale gol della loro squadra, ma tifosi che non esulteranno mai, perché il gol non ci sarà mai nella vita. Anzi, il Chelsea riesce a raddoppiare con il rigore di Werner. Questa volta non lo tira Jorginho, lo tira il tedesco, che sfonda la porta, poi segna Ziyech, che poi la sigilla al 90esimo, comunque a tempo scaduto, penso tra fine regolamentare e inizio recupero. Segna pure Pulisic, che sigilla la gara. Erano due trasferte molto molto impegnative. Il Chelsea veniva dalla gara pareggiata in Champions contro il Siviglia e vince, va a quota 4 punti. Adesso vedremo cosa combineranno questa sera gli andalusi contro il Rennes. Però sono due gironi, quello del Paris e quello del Chelsea, estremamente divertenti ed estremamente aperti. Vedremo un po', però sicuramente sarà bello vederli giocare. Se avrò la possibilità, ancora, se non ci dovessero essere squadre italiane che giocano nello stesso orario loro, li vedrò senza il minimo dubbio. Il video è finito, vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo che sarei molto molto contento se lasciaste un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti!